quando è che hai gli occhiali? Non ho mai avuto gli occhiali. E perché adesso ce li hai? Autismo. Non è entrata e poi non ci credo! Non ci credo! Non ci credo! Non è vero! Sapete cosa voi non avete ancora mai visto sul mio canale YouTube? Gli studi dove andremo in diretta tra pochissimo. Vi ci porto. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, soprattutto in questo nuovo vlog che esce a distanza di 2 settimane dall'ultimo. E sarà banale iniziare il video ringraziandovi, ma lo voglio fare lo stesso, perché per quanto potessi immaginare che vi interessasse un contenuto del genere, mai mi sarei aspettato questo supporto in sole 2 settimane. Quindi grazie a tutti. Potrebbe sembrare un video eccessivamente simile all'ultimo. Non è così, se non altro per la struttura del weekend, perché la premessa ve l'ho già fatta nello scorso di video. Come sapete spesso, e soprattutto chi mi segue su Instagram lo sa, salgo a Milano, ormai lo sto facendo ogni settimana, per fare delle telecronache a Sport Italia. Ebbene, la differenza rispetto praticamente all'ultimo anno è stata che sono andato in onda, perché c'era appunto i live di Interlazio, c'erano alcune partite straniere, io mi sono occupato di Bordo-Marsiglia, ma ci arriveremo. Voglio essere sincero con voi, ero molto preoccupato per il live serale, se non altro perché prima avevo 2 telecronache, una alle 14 del campionato primavera, l'altra alle 18 con la mia fida spalla destra e seconda voce che è Rudy Zlatan. Diario di viaggio parte 1, ma non era meglio andare a macchina? Qualcuno due fa freddo, fa freddissimo ragazzi, noi siamo coperti, ma io sto seriamente pensando di entrare qua dentro. Lo vedete lui in faccia? Vai, coprarmi tutto, tutto. Non è male, Non è male l'idea. Ah, noi adesso facciamo colazione, prendiamo il treno, se non lo cancellano, chi mi segue su Instagram lo sa. Anche perché abbiamo una giornata parecchio impegnativa. Sì, soprattutto te però. Esatto, parecchio bella, ci divertiremo. Ecco, la cosa che mi fa particolarmente ridere è che sotto lo scorso episodio in molti mi hanno scritto ma sali in macchina perché hai paura che ti cancellino il treno e tutto quanto. Sì, era anche una ragione. Tant'è vero che quando io prendo il treno un problema ci deve sempre essere. Io comunque, cioè perché? Domandiamoci perché. È un quarto d'ora che stiamo fermi perché... non ce l'hanno neanche spiegato in realtà, ci hanno detto che stanno provando a capire. Poi dici, perché sali in macchina a Milano? Fortunatamente tutto si è risolto, a Milano ci siamo arrivati, in redazione ci siamo entrati e abbiamo cominciato a concentrarci. E non ho voluto tralasciare una domanda che mi fate spesso sotto i video, in privato, e quindi ho detto rispondiamo una volta per tutte. Già so che non sarà così perché continuerete a chiedermelo lo stesso, ma io comunque ci ho provato e quindi ho risposto alla fatidica domanda: come si prepara una telecronaca? A voi. Signori, siamo arrivati in redazione, felici e in cabina commento, vogliamo farvi però vedere la vera professionalità di Sport Italia. E quindi Gabriele Schiavi al commento. A proposito di questo, visto che noi tra poco, cioè io tra poco farò Torino-Ascoli, poi insieme come detto Midtjylland-Horsens alle 18, in molti, dottore, mi, ma ti e quindi di conseguenza ci chiedono come si studia per una telecronaca. Cosa bisogna sapere più del re? Dove prendere le informazioni? Spieghiamo. Allora, Rudy Zlatan sarà d'accordo con me che, tanto per cominciare, è importante studiare la storia delle squadre. Quindi, per esempio, Midtjylland-Horsens, tu parti dal Midtjylland, vai su anche Wikipedia, che può essere sottovalutato, ma chiaramente le informazioni base te le dà e a te interessano quelle. Fondazione, origini, storia, ma sono informazioni che trovi tranquillamente anche su Transfermarkt, che infatti è il mio sito preferito, dove francamente studio sempre, perché hai possibilità, mostriamo, dottor cameraman. Per esempio, qui abbiamo la Superliga danese, addirittura ci dice il valore totale delle rose, poi... le varie classifiche con il calendario, la storia, i giocatori. E io tengo sempre anche durante la telecronaca aperte diverse schede. Per esempio questa è la partita delle 18, Midtjylland-Horsens, abbiamo i precedenti. Ma andando in ordine cronologico, partiamo da qui, partiamo da Torino-Ascoli. Eccola qua. Io so che si sono affrontate soltanto 2 volte, almeno ultimamente, gli ultimi 2 incontri da, solitamente ne da 10, quindi sono stati soltanto 2 recenti. Ha vinto entrambe le volte il Torino, poi gli allenatori. Cottafava, che ha un precedente contro l'Ascoli, non contro Seccardini perché è arrivato da poco al posto di Abascal. Classifica primavera accanto e poi focus sulle squadre, con gli acquisti più importanti, le cessioni, marcatori, assistmen,
l'ultima partita, eccetera, eccetera, eccetera. Ma sì, no, meticolosità, informazione, più fonti per verificare. Esatto, esatto. E cercare e poi... spunti interessanti che si possono utilizzare nel racconto della partita. Per esempio, ecco, nel caso della nostra partita, bello andare anche a rivedere gli highlights, magari della gara d'andata, di altre partite, per capire come giocano. Poi, più tempo hai per prepararti e più hai tempo di studiare, voglia anche, no, di sapere qualsiasi cosa. Consigli invece durante la telecronaca, ma io apro e chiudo parentesi, non sono ancora nella condizione di dare consigli, lo ripeto sempre, però visto che siete curiosi vi parlo per esperienza personale. Mi hanno sempre detto: sai, ma non far vedere per forza che sai. Tu devi essere preparato nel momento che ritieni più giusto, dai la chicca, dai l'informazione, momento morto della partita, inquadratura su Karsdorp, io posso dire giocatore che si sta ritrovando, origini al Feyenoord mi pare, giocava, poi si è ritrovato quando è tornato in Olanda e tutte queste cose. Bene, però non forzare. Spero di esservi stato utile. Adesso ci concentriamo perché vado in telecronaca con Torino Ascoli alle 14 e poi con il signore alle 6. Parte sul primo palo Cresiu, pallone che passa e gol meraviglioso, segnato Greco, fa passare il pallone per Favale che affonda, poi la sponda è ottima, Vianni prende la mira, Karamoko per il 2-0 del Torino, la palla rimane per Favale che si gira e fa 3-0, combina la frittata l'Ascoli. E una era andata, ora ne mancavano altre due, cioè una concreta, vi ho già spiegato, e poi live serale. Sei tesa? Un pochetto. È la concentrazione pre. Allora, dunque, stiamo per partire. Dalle 18 siamo in live su Sisolo Calcio. Come fare per vedere Sisolo Calcio? Si fa sul canale 60, si preme il tasto rosso e si vede Sisolo Calcio. Altrimenti si scarica l'app di Sport Italia e... e si va a vedere solo calcio. Altrimenti c'è anche lo streaming online, se non avete questa possibilità. Sul sito di Sport Italia, cioè tutto meraviglioso, non ve potete sbagliare. Secondo me va in vantaggio l'Oersens nei primi minuti con Paul e poi ribalta il Midtjylland 4-1, perché secondo me questa partita è scritta, ma vedremo. C'è proprio un cane. Conto! Il Midtjylland per inseguire la vetta, l'Oersens per staccarsi dalla coda. Benvenuti all'MCH Arena, un saluto da parte di Federico Marconi e Gianluca Benedetti. Controllo di Evander che alza la testa e arriva in zona tiro, pensa di andare in porta, mettendo in difficoltà anche il portiere che però risponde. Primo squillo del Midtjylland all'ottavo. E si è fatto bene a provarci perché effettivamente nessuno usciva da parte dell'Oersens per dare pressione, vedi i due centrocampisti molto schiacciati, lui ha avuto tutto il tempo di controllare e mettere questo pallone perfetto sul suo destro, a qualità, l'ha provata, bella parata però del portiere Delaz. Testa di Onieka, controllo di Pionesisto, si gira, ma guarda in quante sono le maglie gialle, non c'è spazio neanche per pensare alla destra. Sisto quindi cerca il cross pennellato sul secondo palo, il miracolo da parte di Delaz non basta perché la palla è entrata, 1-0 Midtjylland con Kools, l'uomo che non ti aspetti. È 1-0 e mi hanno smentito subito perché in realtà è arrivata la giocata decisiva, è stata quella di Sisto che si sposta il pallone sul destro e va a mettere un pallone splendido sul secondo palo, sul taglio dalla parte opposta. Per una volta che Kools ha sbagliato la diagonale arriva il gol. Sfortunato anche il portiere che l'aveva presa, poi se l'è accompagnata dentro. Battuto l'angolo sul primo palo, malissimo. Al 93esimo, con il portiere fuori dai pali, può ripartire Vermaville. Vediamo se sbaglia anche qui, no. Gioca su, giustamente, Pionesisto. Ma Vila porta vuota, con il piattone, mette dentro il gol che dice, che finisce qui. Il Midtjylland vince. Sì, credo va a check solo per vedere l'offside, perché quando non c'è il portiere, vero, vanno conteggiati due difensori. Annullato il 2-0 di Mabil. Palla in verticale, non troppo però, e quindi sponda con il petto per Thorsen. Guarda il cronometro Kelet, lascia ancora giocare. Palla sul secondo palo, colpo di testa da allontanare ma non è finita, perché Camini raccoglie, apre poi sulla sinistra per un cross che arriva morbido sul primo palo. La palla passa! Non è entrata e poi non ci credo! Non ci credo! Non ci credo! Non è vero. Hanno avuto la palla dell'1-1 dopo aver preso il 2-0 possibile. Ed è finita. È finita! È finita così! È finita in modo horror, in modo drammatico, in modo poetico. Siamo fuori, ma che partita! Porco tu, che finale, sì! Perché poi uno dice 1-0, ma che partita, ragazzi! Cioè, tante occasioni voi le avete anche viste.
pazzesco. Non pazzesco. Ci credo com'è finita, non ci credo, cioè, perché poi io vi dico la verità, alla fine stavo facendo il tipo per loro, perché all'inizio dicevo una squadra di merda, Midtjylland farà 6 gol, e invece hanno fatto questa partita in maniera clamorosa, gli erano un po' incartata, gli hanno concesso 0, ci hanno avuto 600 occasioni per fare gol. Prendono il 2-0 al 93esimo, esatto. Annullato al 97esimo, la potevano pareggiare. È vero che ha vinto il Midtjylland, ma come ha vinto? Perché ha vinto su papera del portiere, palla entrata, palla non entrata, che io ho ancora dubbi. Delas, no, infatti secondo me non hanno il... Non hanno il gol, ragazzi, è stato il guardaline che ha alzato la palla. Esatto, ha segnalato lui, nei commenti diteci se secondo voi la palla era entrata oppure no. Quel che so è che devo andarmi a mettere la camicia. Perché io senza voce, ma adesso devo mettermi la camicia che abbiamo in live di Serie A. Tanta roba. Mi occuperò di Bordeaux-Marsiglia. Pazzesco, chiaro che è la serata di Inter-Lazio, ma proverò a raccontarvi la Ligue 1 che conoscete bene col Monaco. Guardate l'ultimo episodio della carriera se non l'avete visto. Io compaio in un camerino apparentemente casuale. In realtà non è così, perché questa camicia è stata messa qui da me oggi con un nodo alla cravatta che chiaramente non ho fatto io, perché altrimenti non sarebbe venuto così bene. Visto che non è un porno, ci vediamo tra poco, eh. Oh, così. Che dice lei, dottore? Sapete cosa voi non avete ancora mai visto sul mio canale YouTube? Gli studi dove andremo in diretta tra pochissimo. Vi ci porto. Per raccontare la Serie A, ma come di consueto ormai la giro anche per l'Europa, con la Premier League, con la Liga e con la Ligue 1, vado a salutare Ivan Fusto, Orazio Comando e Federico Marconi. Ciao ragazzi. Ben trovata. Tridente, ragazzi. Buonasera. Tridente pesante. Siamo ancora nell'intervallo, ma le squadre sono rientrate sul terreno di gioco dopo lo 0-0 del primo tempo, all'interno del quale ci sono state due o tre occasioni da segnalare. La più clamorosa senza dubbio quella di Benedetto a porta vuota, con il salvataggio miracoloso di Benito. Ricomincia in questo istante la ripresa, non ci sono stati ulteriori cambi oltre a quello forzato in casa Bordeaux del primo tempo al 38esimo, quando è entrato Zerkan al posto di Basic, che ha lasciato il terreno di gioco per infortunio. E niente, tutto è bene, quel che finisce bene. Ci siamo ringraziati, ci siamo salutati e poi siamo andati anche a dormire io e il buon Rudy Zlatan, perché eravamo distrutti da una giornata comunque molto impegnativa. E potete immaginare come stavo la mattina dopo. Cucciolo, sono le 10:10, eh? Non voltare le spalle ai tuoi impegni. Alzati da questo fottuto letto. Sto seriamente pensando di mettermi Rudy Zlatan come mood del lunedì. Cioè, questa sveglia come mood del lunedì. Fatemi sapere, che ve la inoltro su Instagram se la volete anche voi. Comunque, siamo alla fine di questo vlog. Anche di questo vlog, che spero vi sia piaciuto. Spero che il montaggio sia stato bello dinamico e piacevole anche da vedere. Se non avete visto lo scorso, ovviamente ve lo lascio qui sopra nelle schede, sotto in descrizione. No, soltanto sopra nelle schede, perché c'è bisogno anche di lasciarvelo sotto in descrizione, dove invece trovate il mio Instagram e il mio Twitch, dove spesso sono in live con carriera e altri contenuti. Per il momento vi ringrazio ancora una volta per aver seguito questo video, lasciate un like e un commento qui sotto, iscrivetevi se siete nuovi e attivate la campanellina per restare aggiornati su tutti i contenuti. Detto questo, un bacione, never give up e alla prossima, ciao ragazzi!